Ben ritrovati e un gran pomeriggio per la Salernitana che batte il Sassuolo alla Rechi, finale di 3-0, una grande vittoria, tre punti preziosi in chiave salvezza, ancora il più 7 sul Verona, ma anche la possibilità ovviamente di vivere in modo diverso il finale di stagione in completa gestione. Enrico Scapaticci con me, ben trovato Enrico. Ciao Carmine, un saluto a tutti voi. Vedevamo le prime immagini dalla Rechi, ovviamente anche l'uscita con il sorriso per tanti tifosi in attesa anche di collegarci con Filippo Notari. Chiedo alla regia quando ci sarà ovviamente la disponibilità per andare a sentire già i tifosi. Enrico, però il primo commento: tre punti d'oro, 3-0 secco, seconda vittoria nella gestione Paolo Sosa, l'ottavo risultato utile consecutivo, il settimo, quindi stiamo parlando davvero di risultati splendidi per una Salernitana che conferma il più 7, risponde al Verona. E che viaggia spedita verso la salvezza a questo punto. Tre punti, dicevi tu giustamente, preziosissimi, forse decisivi in questa lotta per non retrocedere, che testimoniano di una squadra che ha trovato contro il Sassuolo anche continuità nell'arco di tutti i 90 minuti, che ha avuto finalmente la capacità di archiviare il risultato già dopo i 20 minuti iniziali, mettendo in discesa la gara, che non ha corso grossi pericoli, che ha sempre comandato il gioco e che si è potuta anche concedere il lusso di alternare nella ripresa, dopo aver trovato il terzo gol con Koulibaly, dicevo appunto di poter alternare alcuni titolari, a conferma di una rosa che sembrava raccogliticcia e scadente sotto la vecchia gestione e che invece si sta rivelando, come l'innesto dall'inizio di Boateng ha dimostrato, di assoluto livello per la Serie A. Andiamo alla Rechi, Filippo Notari, buon pomeriggio subito con i tifosi. Buon pomeriggio Carmine, buon pomeriggio a tutti i telespettatori, stanno uscendo i primi tifosi e proviamo a dare subito loro la parola. Ci voleva una bella vittoria per tornare... Importantissima, dopo la vittoria del Verona, questa era fondamentale, fondamentale, grande vittoria. È stata anche l'occasione per riscattare un po' i 5 gol dell'andata. È stata una bella vittoria. Sì. Che emozione avete provato? Felicità, perché dal Monza non avevamo una vittoria. Ancora tifosi, è stata anche l'occasione sportivamente per riscattare i 5 gol dell'andata. Bravo, bravo, sì, meglio così, meglio così. Abbiamo andato un po' via. Soprattutto sono punti bravo, d'oro in chiave salvezza. Esatto, bravo, sì, sì, è giusto, è giusto, è giusto. Grazie, arrivederci. Ancora tifosi, è stata la Salernitana forse... Fortissima, fortissima. Tra le prove più convincenti della gestione Sosa. Tra le prove più convincenti della gestione Sosa. È un mostro. Ancora tifosi, proviamo. Ci voleva una bella vittoria per ritrovare la marcia salvezza, mancava. È stata una bellissima partita, oggi veramente è stata una bellissima partita. Il modulo che ha fatto Sosa è stato un modulo vincente dall'inizio. Forse anche le scelte sono state, sì, Boateng protagonista di una... Ha fatto un grande primo tempo e anche nel secondo la squadra ha girato bene tutto attorno a Candreva, Koulibaly e Dia, che sono sempre i nostri giocatori di punta. Forza Salernitana! Giovani tifosi! Siamo i più forti, ci abbiamo restituito i 3 palloni a via Bologna. Al Sassuolo. Al Sassuolo. Bene così. Per il Sassuolo è andata bene, per il 3-0. Poteva essere una vittoria anche più larga secondo te? Ovvio. Ci voleva un successo per mettere quasi al sicuro la pratica salvezza. Ecco, ormai è finita, siamo tranquilli adesso. Debbono vedere gli altri quello che debbono fare. Noi stiamo a posto. Grazie, arrivederci. Ancora tifosi,
Era importante dare una risposta anche alle inseguite? Tantissima, una prestazione di tutti, tutti oltre il 7 secondo me, Bradaric e Castanos su tutti, una prestazione eccezionale. Una Salernitana che ha dato una risposta importante al campionato. Grande partita. Lei allo stadio con i più piccoli ha anche una passione che tramanda i suoi figli? Sì, per forza. Ciao, grazie. Carmine, come vedi c'è tanto entusiasmo, è una bella vittoria. Sì, forza Salernitana! Forza Salernitana, oggi benissimo abbiamo giocato, veramente. Bene! Effettivamente, come dargli torto, una prova quasi perfetta della Salernitana che poteva addirittura chiudere forse con una vittoria più ampia. C'è entusiasmo qui alla Rechi, proviamo a sentire qualche altro tifoso. È stata la vittoria del gruppo. Bella partita. Quanto è mancato questo successo? Era un po' che si andava avanti a pareggi. Molto. Forza. Forza Salernitana, sempre. Bene, quindi tutti contenti, tutti convinti che possa essere questa la vittoria della svolta da parte della Salernitana, che adesso è davvero ad un passo quasi dalla matematica salvezza. È chiaro, bisogna mantenere sempre la calma, però con questa convinzione, con questa squadra che si è vista questo pomeriggio allo stadio Arechi, davvero nulla è impossibile. Carmine, ti restituisco momentaneamente la linea, poi ci ritroviamo qui dall'Arechi. Sì, rapido giro in studio, poi a breve nuovamente da te. Pirola al nono, Dial al ventesimo, Koulibaly al ventunesimo della ripresa per una Salernitana, Enrico, che trova nuovamente l'approccio positivo come è stato a Torino, ma questa volta ha la capacità di firmare subito il raddoppio e la partita cambia. Era quello che chiedeva Paolo Sousa al termine del match di Torino contro i Granata del Nord, e arriva la risposta della squadra con un assetto diverso, quindi tanti aspetti anche da toccare lungo la trasmissione. Una squadra che sta acquisendo la consapevolezza nei propri mezzi, come chiede il tecnico, e che, come dicevo prima, si sta dimostrando anche con una rosa molto ampia. È stata sorprendente per certi versi la scelta di Boateng come prima punta nell'undici iniziale, né Piontek né Bonazzoli, e non è un caso che il gol del raddoppio sia venuto da un assist di testa proprio di Boateng per Dia. In più, dopo cinque partite mi sembra in cui la Salernitana aveva pareggiato ma sempre subendo gol, è arrivato anche un altro clean sheet, guarda caso con lo stesso risultato e con la stessa prestazione della gara col Monza. Sembrano due partite in fotocopia. La prima, che ha aperto questo ciclo record, sottolineiamolo, di otto risultati utili consecutivi, e quella di oggi che completa, ci auguriamo che possa continuare, anche se alle porte c'è il derby con il Super Napoli di Spalletti, ma confermano continuità di questa squadra, continuità di prestazioni, continuità di risultati, continuità di atteggiamento mentale, di approccio, di carattere, di solidità anche difensiva, di gioco finalmente propositivo, da una squadra piatta per certi versi, anche depressa, finalmente si sta assistendo ad una squadra in qualche modo frizzante, ecco, come una bevanda alla quale vorrebbero associare Salernitana. Però guardando anche alla pianificazione futura, questi sono risultati davvero importanti, non solo in chiave salvezza, ed era un po' il discorso che facevamo negli ultimi turni, nelle ultime puntate. Filippo, nuovamente a te. Rieccoci Carmine dall'Arechi, intere famiglie oggi per sostenere la Salernitana come sempre. È stata una bellissima giornata di sport, grande prestazione della squadra, primi in assoluto per mio figlio Riccardo, ha portato benissimo, tre gol non ce li dimenticheremo mai. E mi sa che Riccardo allora dovrà sarà essere... sempre, certamente, sarà un tifoso tifosissimo.
Un Forza Salernitana ce lo dici? Certo. Anche se io non tifo tanto Salernitana. Vabbè, viva l'onestà e spetterà al papà trasmettergli la passione. Un compito arduo, però l'importante è riniziare, dai. Bene così, l'importante è che si appassionino sempre allo sport. Proviamo a sentire qualche altro parere. Salernitana che finalmente è riuscita a dare anche una prova di solidità in fase difensiva. C'erano state diverse partite in cui si trovava il vantaggio ma non si riusciva a difenderlo. Oggi non è mancato nulla alla Salernitana. No, assolutamente, è una prova maiuscola da parte della Salernitana sotto tutti gli aspetti. Se proprio vogliamo cercare il pelo nell'uovo, diciamo che abbiamo sbagliato 3 o 4 ripartenze che avrebbero potuto consentire alla Salernitana di arrotondare il punteggio in maniera esponenziale, restituendo poi quei famosi 5 gol al Sassuolo che ci ha dato nel cambio girone d'andata. Voglio fare un plauso a Boateng, che dal primo minuto ovviamente è stato inserito dal mister, si è sacrificato, ha dato l'anima, per cui tutti quanti bravi, però diciamo una nota di merito per Boateng, va bene? Ancora qualche altro tifoso? Si diceva di una partita importante, Pietro Antonacchio, una bella vittoria, lei da sportivo può apprezzare sì, ancora di più i valori. È stata una bellissima partita, una bellissima vittoria e sono molto contento. È stata anche la partita, dicevamo, dei valori sportivi, bello anche il gesto di Sosa, ad un certo punto ha chiesto al pubblico di stoppare con gli olè per non irridere l'avversario, valori importanti. Eh sì, Sosa è un grande allenatore e grazie a Sosa siamo quasi giunti alla salvezza. La sportività viene prima di tutto, a prescindere dal tifo. Bene, ascoltiamo qualche altro giovane tifoso e la gioia è grande oggi. Certo, 3-0 netto, partita stravinta. Niente. È importante anche per la salvezza che adesso è davvero ad un passo. Certamente, ogni partita è a sé, dobbiamo vincerle tutte, non conta solo la salvezza. Dobbiamo puntare in alto, vincere sempre. Ambizione che sicuramente sarà condivisa da Paolo Sosa, che ricorderete nella precedente conferenza stampa ribadì proprio l'importanza di alzare l'asticella. Ascoltiamo qualche altro tifoso. C'è stata comunque, vediamo un po', un successo importante per la Salernitana che è riuscita a dare continuità a quella che era la striscia avviata in precedenza. A dare continuità e anche a migliorarla. La Salernitana, abbiamo visto veramente una grande Salernitana oggi. Ripete la vittoria che ha fatto 2 mesi fa con il Monza, ma è un'altra Salernitana molto più compatta, molto più corta, molto più decisa, perfetta in fase di interdizione difensiva e precisissima sul possesso palla. Io ho visto praticamente un ottimo Vilegna praticamente proprio sulla linea di centrocampo. Ricordo nel primo tempo un lancio incredibile che ha fatto su Candreva. Poi naturalmente la Salernitana oggi non ha sbagliato niente, ti dicevo, se ben ricordi, dopo la partita con la Lazio facciamo lavorare Paolo Sosa praticamente. Questa è una vittoria importantissima perché svelenisce alcuni commenti in città sul favoritismo nei confronti del Verona, praticamente la partita di ieri, e poi colloca secondo me nella giusta dimensione la partita, diciamo, di sabato prossimo con il Napoli, una partita Sicuramente importante. Come vedete, i tifosi hanno tutti un grande entusiasmo e grandi ambizioni. Vi restituisco momentaneamente la linea, ci ritroviamo tra poco qui dalla Rechi. E noi subito al telefono, buonasera. Pronto? Dall'apparecchio, sì, ci dica tutto. Posso dire una cosa? Oggi non parlo della sovranità. Io sabato alle 15 ci sarà il Derby Campania. Deve essere una giornata di festa e deve portare tutti i nostri figli al campo. Non devo guardare la violenza, non dobbiamo guardare niente. Dobbiamo essere
anche scambiare qualche bandiera. E lo dico con tutto il cuore, deve essere una giornata di sport e una giornata di festa. Grazie che mi avete collegato. E grazie per la telefonata, Enrico, davvero bellissime parole. Un messaggio alla vigilia, anche alla lunga vigilia. Come intente, raccontare la regione a tutti i livelli. In attesa della lunga vigilia che porterà al derby del Maradona. Sentivo prima il professore Cuffaro tra gli intervistati di Filippo che giustamente rimarcava i meriti di Botei, ma anche io l'ho scelto nel mio post come il leader di giornata, sì, come il protagonista di questa giornata, a conferma soprattutto delle scelte dell'allenatore che continua a metterci in positivo del suo in questa Salernitana con delle intuizioni geniali. Botei, ma come anche Castanos largo sulla corsia destra. Davvero clamoroso. Ancora al telefono, buonasera. Buonasera, sono Diego da Palma Campania. Sono ci dica tutto. Tifoso del Napoli e amico del presidente Iervolino. Ti volevo dire che è un piacere che la Salernitana si salva, avete vinto, però alcuni tifosi stanno dicendo che a Napoli vengono, a Napoli deve venire, dovete passare i 3 punti e dovete stare zitti. State facendo critiche da 2 mesi, da 3 mesi, stanno alcuni tifosi di Salernità, non ci possono vedere, perché l'abbiamo fatto. Quando noi, hai capito? Cosa ha detto? Cosa non... No, e allora andiamo in pubblicità, ovviamente preferiamo la prima telefonata, se abbiamo capito il concetto della seconda, meglio la prima, mettiamola così, andiamo in pubblicità, a tra poco. Rieccoci da studio, ma altra telefonata, buonasera. Buonasera, chiamo da Salerno. Ci dica tutto. Volevo salutare Enrico, che ci conosciamo da anni. Ciao. Poi volevo, al di là della partita splendida che abbiamo stravinto contro il Sassuolo, io volevo denunciare un fatto assolutamente sgradevole. Purtroppo noi che andiamo con la macchina lì allo stadio siamo costretti a parcheggiare, chi viene allo stadio di Salerno conosce bene il problema, parcheggiamo sui marciapiedi perché non c'è altro spazio. Oggi pomeriggio 2 pattuglie della Polizia Municipale a fare le fotografie a tutte le macchine parcheggiate per vedere la Salernitana. È una cosa vergognosa. Io ho anche detto questa cosa al vigile, il quale si è rivolto malissimo e ha detto: lei come si permette? Voi state sul marciapiede e non ci potete stare. Ma vabbè, prendiamo volevo solo dire questo, perché al di là della partita che è stata veramente splendida. Tornando Enrico al campo, mi conosce, io sono Peppe Rinaldi, quindi Enrico mi conosce benissimo. È una cosa vergognosa. Abbiamo compreso, va bene così. Allora, non entrando nella fattispecie, perché tra l'altro è comunque un aspetto che noi non è che abbiamo potuto seguire da vicino, c'è dall'altra parte lo spunto che ovviamente a livello infrastrutturale c'è la difficoltà nel reperire parcheggio per seguire comodamente la partita. Questo è il dettaglio che emerge, poi nel fatto specifico ovviamente c'è possibilità o meno. Per Enrico, andiamo un attimo da Filippo Notari, alla Recchi, ancora tifosi. Ancora tifosi, è stata una Salernitana tra le più belle della stagione. Secondo me, io penso che oggi è una giornata di sole anche per noi, finalmente un gioco espresso alla grande. Abbiamo fatto il secondo e il terzo gol da PlayStation, veramente è una grande Salernitana e si vede che la cura dell'allenatore Sosa si sta crescendo giorno su giorno. Penso che oggi siamo quasi vicini alla salvezza, incrociamo le dita, andiamo avanti, è una grande Salernitana. E un ringraziamento a tutti quanti voi che ci intervistate, grazie. Sentiamo qualche altro parere, ci voleva questo successo? Finalmente sì, dopo tanti pareggi finalmente abbiamo vinto. Una grande Salernitana, e grande Paolo Sosa che fortunatamente ho visto che incitava la squadra fino all'ultimo. Meno male che abbiamo vinto dopo tanti pareggi, fortunatamente sono contento. E forza Salernitana, però rimaniamo tranquilli perché il campionato è ancora lungo.
emerge anche la capacità. Una cosa, è stata una curva spettacolare. Spettacolare veramente. Ora con Sangue Arena a Napoli, ci dobbiamo giocare tutto, anche a Napoli. Senza paura assolutamente. Poi vincere con la Fiorentina e siamo salvi, assolutamente. Ma siamo salvi già ora. La spinta del pubblico è stata 2-3 punti, siamo salvi. Tanta gente al campo, è importante. Il 12° uomo, come al solito, ci siamo sempre. Forza Granata, sempre! Oggi 23.000 spettatori presenti sugli spalti, uno dei dati più alti di questa stagione, tra l'altro premiata anche la politica della società prezzi popolari, per la prima volta davvero prezzi popolari e mini abbonamenti. Proviamo a sentire ancora qualche altro tifoso, Club Granata, Danilo Iervolino, uno degli artefici di questa Salernitana. Oh, per Bacco, Iervolino è un presidente più grande che abbiamo avuto, senza offesa agli altri però. Però dobbiamo vedere ancora questa situazione, perché io non vedo chiaro ancora. Un anno fa spazio, presidente. Chiaramente fa riferimento alla questione impianto. Faccio riferimento alla gestione del campo. Chiacchierano nulla di più. Che un presidente si merita questo ed altro, per quello che ci fa vedere. Io sono 80 anni che avevo la serenità, va bene? Carmine, tra l'altro raccolgo l'assist per dare un'informazione. Stamattina c'è stata un'altra riunione a Palazzo di Città tra l'amministratore delegato Maurizio Milan, il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli e i vari delegati che stanno seguendo questa questione. Chiaramente non sarà possibile apportare modifiche alla convenzione, ma anche per questioni di tempi burocratici e di tempi che impongono l'approvazione in Consiglio Comunale, però si sono provate a gettare un po' le basi per progettualità future e soprattutto si è provato un po' a ricucire questo strappo che si è creato proprio dopo le dichiarazioni di Iervolino, che ha detto in modo chiaro che la convenzione d'uso dello stadio Arechi siglata con il Comune non gli è affatto piaciuta. Studio. Sì, e allora facciamo il rapido punto, Enrico, per rispondere anche al telespettatore. Però per esattezza dobbiamo dire più che non gli è piaciuto parzialmente. Sì. Ecco, questo mi pare che l'espressione utilizzata da Iervolino. Sono state delle definizioni in cui era un pareggio, l'ennesimo risultato utile. Anche fuori se, dal campo. Un 1-1, come con una battuta ho liquidato la polemica sulla Arechi tra Milan e Napoli. Rispondiamo un attimo al telespettatore collegandoci anche alle parole di Filippo poco fa, perché comunque sulla situazione infrastrutturale la Salernitana vuole un passo in avanti con il Comune, lo ripeteva ora Filippo, ci sono, nonostante la stretta di mano e la firma di una nuova convenzione, possibilità di nuove aperture anche per consentire un arrivo allo stadio più comodo e per evitare quello che il telespettatore, poi ovviamente nella fattispecie sarà compito sia del telespettatore della Polizia Municipale mettersi d'accordo ovviamente, ma per quanto riguarda la fruibilità dell'impianto alcuni limiti ci sono e sono stati presentati anche al telefono poco fa. Ci sono e saranno difficili da risolvere se tu ti riferisci al discorso della viabilità del parcheggio. A maggior ragione aprendo totalmente ai tifosi della Salernitana, chissà se già entro la fine di questo campionato, sicuramente nella prossima stagione di Serie A, il settore della curva nord. Resta una criticità che certamente la convenzione, che sia di 6 anni, 12 anni o di 50 anni, non risolve, perché bisogna andare a modificare radicalmente la viabilità con dei limiti oggettivi che sono dal punto di vista proprio infrastrutturale. Certo, è chiaro che il volto, la smorfia di Milan era emblematica di una non soddisfazione. Esattamente, le due facce della medaglia, da un lato un sorriso deciso da parte del sindaco Napoli, dall'altro il volto molto più tirato dell'amministratore delegato. Però
a un certo punto ho dato anche un commento sui social a questa a questo accordo, a questa stretta di mano, sia pure molto ipocrita. Cosa c'era da aspettarsi di diverso dopo che entrambe le parti si erano schierate in un certo modo, badando più a fare melina nella propria metà campo, sì, per continuare ad usare un gergo sportivo? Cioè, non mi aspettavo onestamente qualcosa di diverso, a maggior ragione dopo che era stato fatto un lavoro preparatorio di diversi mesi. Da un lato c'è la Salernitana che vuole, ambiva alla concessione, dall'altro il Comune che non vuole andare oltre una concessione, quindi le parti non dico che sono lontanissime, ma non sono neanche vicine. Una distanza si nota. Per cui alla fine ho parlato appunto di pareggio, nel senso che si è ottenuto il massimo che si poteva ottenere. Si condivide la posizione. Ancora al telefono in attesa delle conferenze. Buonasera. Pronto, buonasera. Come si chiama, da dove ci chiama? Sono Matteo e chiamo da Salerno. Ci dica tutto. Senta, io volevo fare una riflessione sul telespettatore che ha chiamato prima da Palma Campagna. Sì, noi volevamo evitare di tornare sull'argomento, quindi cerchiamo di mantenere i toni. Ecco, perfetto. Sì. Ha detto che gli abbiamo fatto, se non sbaglio. Pronto? Sì, noi non abbiamo sentito bene la telefonata precedente, quindi non abbiamo percepito, forse meglio da casa che da studio, però sì. Non tornando a questo aspetto. No, non tornando su quella cosa, volevo dire che io ero sul treno di Piacenza. Sì. Pronto? No, ascoltiamo. Ero sul treno di Piacenza, dove sono scomparsi quattro salernitani, quattro tifosi, quattro ragazzi giovanissimi, e i napoletani all'epoca misero uno striscione, non so se lei ricorda bene lo striscione che misero. Sì, ma evitiamo cercando, di... Ecco, chiudiamo qui, perché stiamo cercando di parlare di calcio, di derby, di attese e di potenziali, vogliamo dire, anche di amicizie momenti e rivalità. Chiudiamo qui, perché ovviamente... ma nessuno vuole censurare nessuno, per carità, no. Anzi, però ci abbiamo anche provato a non censurare, per cortesia. Parliamo di calcio e non di tornare su argomenti che francamente cerchiamo vanno oltre il discorso di oggi. Cerchiamo di vivere una vigilia che sia di serenità, ecco, il più possibile, che sia costruttivo. Ci proviamo. No, nel senso, ma questo deve essere anche il nostro compito, cioè è un compito, non dico educativo, ma di chiarire bene da che parte stiamo, che anche è quella della sportività, della giusta rivalità, del giusta giusto campanile. Non dimentichiamo, come diceva giustamente il telespettatore che ha chiamato da Napoli, ma anche il secondo, che il presidente della Salernitana è di Palma Campania, sì, che fino a prova contraria è provincia di Napoli. Napoli. Ecco, allora, esasperare questi toni, a maggior ragione oggi, dopo una vittoria così bella, così convincente, che probabilmente, non dico mette la parola fine, ma avvicina notevolmente la Salernitana al traguardo salvezza. Del resto, quando mancano 8 giornate alla conclusione del campionato, la Salernitana ha 2 punti in più dell'anno scorso alla fine del torneo, che bastarono per centrare il soffertissimo risultato della salvezza. Guardiamo alla squadra, guardiamo alle prestazioni, guardiamo allo splendido spettacolo offerto sugli spalti dai tifosi, al calore che appunto ma i supporters della Salernitana da una parte e dall'altra, che sono anche il sale del calcio, sanno regalare. Ribadisco questo concetto, il telefono è aperto ai telespettatori e ai tifosi, ma per parlare di calcio e di limitarsi ovviamente dobbiamo a però una risposta al telespettatore, sì, che ha citato il problema delle foto segnaletiche delle macchine in divieto. È vero che si è usato un altro metro fino
almeno per quello che ci riferiscono, che ci ha riferito fino ad oggi, ma è altrettanto vero che le macchine non ci devono essere in divieto di sosta, a maggior ragione dopo il servizio che ha amplificato il problema di Striscia la Notizia, che ha evidenziato non soltanto l'utilizzo improprio del parcheggio dell'ospedale Ruggi. Siamo pronti per le conferenze, Dionisi, Sassuolo. Le squadre le stesse, come motiva queste prestazioni lontano da Reggio Emilia? Bah, una domanda insomma breve, ma la risposta sarebbe troppo lunga per rispondere a tutto. A Verona abbiamo fatto la partita giusta e se non ci sono due episodi, Verona ha cacciato in porta la prima volta all'80esimo, poi si può dire tutto se si va dietro ai risultati. Nel giorno di ritorno questa è la prima partita che sbagliamo come atteggiamento, abbiamo avuto l'atteggiamento leggero e per merito è passata in vantaggio la Salernitana e su quello la partita è andata un po' dietro a questo e non l'abbiamo più ripresa. Siamo tutte e due, perché bisogna accettare tutti i verdetti del campo e fare il mea culpa, perché oggi lo dobbiamo fare, non me ne voglia la Salernitana perché ha meritato e ha fatto la sua partita, però oggi la determinazione salernitana ha permesso a loro di vincere e a noi di ottenere zero. Buonasera mister, Pasquale Pollo di Radio Sportiva. Io le volevo chiedere, i primi 20 minuti della Sassuolo sono stati diciamo da incubo, non l'abbiamo proprio visto in campo, ma come si spiegano 20 minuti, cioè entrare in campo così molli senza essere carichi per una partita che comunque il Sassuolo doveva giocare per vincere? Ah beh, assolutamente, le giochiamo tutte per vincere, come ho già detto è la prima partita che sbagliamo da un bel po', perché se non erro dopo la vittoria con la Juve tutti dicevano che Sassuolo il giorno di ritorno è terzo in classifica ad oggi per punti fatti, quindi non è che questa partita cancella tutto il resto. Molle mi sembra eccessivo, sicuramente la Salernitana ci ha sovrastato nell'atteggiamento e nella determinazione, poi se andiamo a analizzare i gol ci sono delle situazioni, il primo è fortunoso perché nasce da un rimpallo e lo dobbiamo accettare, perché poi la fortuna te la prendi, non è un caso se l'episodio fortunoso l'ha avuto la Salernitana, perché oggi l'ha voluta più di noi, quindi non abbiamo avuto un atteggiamento molle, abbiamo avuto un atteggiamento leggero. Buonasera mister. Buonasera. Franco Esposito, Corriere dello Sport. Volevo chiedere perché ha cambiato Frattesi nell'intervallo, cambiando poi l'assetto della squadra, cioè le voleva ottenere cosa? Non mi era parso, come dire, Frattesi uno dei peggiori nel primo tempo, anzi forse quello che riusciva più ad arrivare verso l'area avversaria. Perché cosa voleva ottenere? Ma perché siamo passati due e mezzo al campo e ho lasciato in campo due palleggiatori perché abbiamo alzato Bairami tra le linee e volevo attaccare con quattro giocatori e difendere in sei, perché ho chiesto ai quattro attaccanti di non rientrare sotto la metà campo, poi qualche volta l'hanno fatto e quindi di conseguenza devo fare una scelta nei tre centrocampisti e quindi con Davide in campo sicuramente avremmo avuto altre situazioni, ma avremmo attaccato con cinque. E quindi per me, per mantenere la partita ancora viva, dovevamo essere equilibrati per cercare il 2-1 senza prendere il 3-0, poi non ci siamo riusciti. Buonasera mister, Dario Santoro. Buonasera. Radio West Station, il sogno del cuore. Le volevo chiedere, l'atteggiamento della Salernitana questa sera, se l'aspettava che potesse aggredire così alti i giocatori dei vostri attaccanti e soprattutto che riuscissero a fare tutti questi raddoppi sui vostri uomini? Grazie. Devo essere sincero. Sì, eravamo anche preparata su questo. Poi vedi il risultato e dici il risultato, non il 3-0, ma il risultato della prestazione e dici come cavolo l'abbiamo preparata, no? Come l'abbiamo approcciata, di conseguenza poi riprenderla non è facile in un ambiente così caldo e la squadra spinta dal pubblico. Eccomi qua mister, buonasera, Roberto Guerrero, Gazzetta dello Sport. Volevo chiederle, visto che lei ha parlato di atteggiamento sbagliato della sua leggero, squadra, leggero. Quindi sbagliato. No, sbagliato lo dice lei, io ho detto leggero, ok. Con la Juventus l'atteggiamento non era stato leggero, il Sassuolo sostanzialmente è salvo, quindi deve trovare delle motivazioni importanti da qui a fine campionato per chiudere alla grande un girone di ritorno fin qui, come lei sottolineava, giocato alla grande anche dal punto di vista delle prestazioni e naturalmente del rendimento. Se oggi l'atteggiamento è stato leggero, nelle prossime settimane come farà a tenere su di corda questo gruppo? Ma può esserci questo problema? Ma all'esterno può sembrare un obiettivo piccolo il nostro, ma per noi è grande,
per quello che abbiamo fatto nel giorno d'andata, arrivare a 50 punti, che è l'obiettivo che ci siamo posti ora, perché l'abbiamo fatti l'anno scorso. Non pensavamo, dopo il girone d'andata a Singhiozzi, di porci questo obiettivo per il girone di ritorno che stiamo facendo. Vogliamo essere ambiziosi e pensare di poter eguagliare quello che abbiamo fatto l'anno scorso, e oggi abbiamo perso un'occasione perché mancavano 8 partite prima di questa per far 10 punti e ora ne mancano 7. Non sarà semplice, quindi per essere ambiziosi siamo posti questo obiettivo, fermo restando che la squadra sta facendo bene, ovvio, lo dico oggi dopo una sconfitta meritata, pesante, ingiustamente, perché ora non c'è stata questa differenza di risultato tra noi e la Salernitana, fermo restando che la Salernitana ha meritato la vittoria, dobbiamo rimboccarci le maniche. Certo, l'atteggiamento con la Juve è difficile sbagliarlo, chiunque con la Juve ha l'atteggiamento giusto. Non tutti riescono a fare 3 punti con la Juve, quindi non saremo diventati dei somari dopo la partita di oggi, non eravamo dei campioni dopo la Juve. Poi ci sta che la gente dall'esterno ci osanni dopo la partita con la Juve e ci condanni dopo la partita di oggi, ma non è così, per me non è così, e dovrebbe cambiare anche intorno a noi il giudizio. Le ultime due là. Buonasera. Cioè, buonasera. Parto dall'osservazione che faceva adesso a proposito un po' di numeri e degli avversari che si è ritrovato il Sassuolo. A proposito della Salernitana, so che non le piace parlare dell'avversario, però insomma, a giudicare da quello che ha visto oggi e dai numeri e da quanto manca alla fine del campionato, la Salernitana può ritenersi secondo lei fuori dai giochi per il discorso salvezza? Bah, questo non sta a me dirlo, posso solo dire che la Salernitana, come ho già detto, sicuramente oggi ha fatto più di noi, era più determinata di noi, ha meritato la vittoria, ha giocatori bravi, allenata bene, è una squadra che sta facendo bene secondo me, punto, stop. Prego, l'ultima. Buonasera. In Superiglia, Pragma Magazine, volevo chiederle questo: a parte l'approccio diverso tra Salernitana e Sassuolo, secondo lei è sugli esterni che la Salernitana ha vinto? Penso a Llorente, per esempio, che in altre partite era sempre stato il fattore X a favore del Sassuolo, che invece in questa partita è stato neutralizzato dagli esterni Granata. Pensa che lì è stata la chiave di lettura della partita? Ma in generale, a partita di oggi ci sono meriti e demeriti. Meriti della squadra che ha vinto e demeriti della squadra che ha perso. E nei demeriti della squadra che ha perso, come quando la squadra vince, i meriti sono di tutti, i demeriti sono di tutti, non di un singolo, come spesso succede anche quando si vince. Poi si tende sempre a parlare di un singolo, quindi io non faccio questo, perché sicuramente oggi chi ha citato poteva far meglio, ma tutta la squadra poteva far meglio, l'allenatore poteva far meglio, come quando abbiamo vinto con la Juve, abbiamo vinto per, non per un singolo, tutt'altro, perché la squadra ha fatto bene. Ok, grazie. Grazie. Arrivederci. Ed era Dionisi in conferenza stampa, atteggiamento definito leggero, l'approccio però a questo punto si può anche dire sbagliato, perché non deve essere leggero per il Sassuolo, forza però di una Salernitana che nei primi 20 minuti si ripete con grande consistenza nel gioco, nella mentalità. Che cosa vogliamo dire? Come sta malignando qualcun altro lontano da Salerno? Che il Sassuolo è tornato a essere lo Scanzuolo, lo dico io? Io non so come sia possibile ragionare in questo modo. È il solito modo sbagliato all'italiana, ecco, in generale, perché adesso sono fuori da Salerno, o comunque chi non tifa Salernitana, che si lamenta che il Sassuolo è venuto a Salerno tenendo in campo un atteggiamento, come l'ha definito Dionisi, troppo leggero. A Salerno si sono lamentati dopo la leggerezza, chiamiamola, usiamo lo stesso aggettivo, la leggerezza di consigli nel minuto di recupero della trasferta al Bentegodi con il Verona, che Enrico, è costato. Provo io a chiudere sul Sassuolo. La difficoltà questa squadra di essere forte con le cosiddette deboli e di essere invece allo stesso tempo forte, come si dimostra con le big, un po' incostante. Questo è una squadra, ma d'altra parte diversamente lotterebbe per un posto in Europa, per l'organico che ha, per la serenità
omogeneità dell'ambiente, per il modo in cui giocano, per la bravura anche del tecnico. Però sembra vivere la sfida con le big come un appuntamento clou e quindi di dimostrazione di forza, ma è anche, vive con più leggerezza, ma è anche una questione, ma fa parte del gioco, di motivazione. Ecco, è chiaro che una squadra ora oggi la squadra reduce dai complimenti, dalla soddisfazione, dall'esaltazione della vittoria con la Juventus, è scesa scarica sul campo dell'Arechi. Ci sta, ma non per questo si può arrivare a dire che ha avuto un atteggiamento dimesso per favorire la Salernitana, come una bestemmia, e lo abbiamo detto da questo studio e da questa trasmissione, era una bestemmia sostenere che Consigli avesse deliberatamente calciato il pallone in modo tale da consentire, non ripetiamo nemmeno quello che leggiamo su internet, perché ha davvero del ridicolo e si continua perennemente in Italia, quando invece allenatori e calciatori credo che abbiano fatto uno step di crescita notevole di stampo europeo su tutti i campi. Devono essere i tifosi, i fruitori, gli appassionati a fare quel salto di mentalità che vorremmo anche nelle telefonate pure. No, perché finiremmo per offendere chi ci segue. Chiediamo uno step insieme. Volevo solo chiudere, per poi credo passare alla conferenza stampa di Paolo Sousa, la questione del parcheggio, delle multe, comunque delle segnalazioni, delle fotografie delle macchine in divieto di sosta. Sbagliato parcheggiare in divieto di sosta, assolutamente, è vietato, anche perché rischia poi di rimanere imbottigliata un'ambulanza che deve soccorrere qualcuno, quindi non si può certamente contestare i vigili urbani o la polizia municipale che hanno fatto il loro dovere. È grave, e lo ribadisco e rispondo all'amico telespettatore, è grave che questo sia stato fatto solo dopo la segnalazione giornalistica di una gravissima criticità e di una mancanza di controllo da parte delle forze della polizia municipale. È divieto di sosta sempre e non solo in alcune giornate, appunto, e in altre appunto, no, questo è poco ma sicuro. Ma bisogna essere civili, disciplinati. Manco da parecchio tempo allo stadio, ma ho visto e raccontato scene assurde di assoluta inciviltà, cioè si parcheggiava dovunque, senza alcun rispetto. Noi vogliamo sentirvi ovviamente al telefono e soprattutto per ascoltare considerazioni legate alla Salernitana e al calcio in generale, come piace agli appassionati di questa disciplina. Torniamo da Filippo Notari, credo, vedo delle immagini, quindi nuovamente da Filippo. Sì, eccoci Carmine, prosegue il rito di ogni fine partita, la caccia all'autografo, la caccia alla fotoricordo. Tra i più acclamati c'è stato Bradaric, un'altra prestazione importante per l'esterno croato. Vi facciamo vedere anche questo striscione, memo male che c'è Ochoa. Grande Ochoa, la Salernitana oggi ha dato. La Salernitana magica che quando fa le magie vince, oggi abbiamo vinto. E Ochoa ha dato il suo contributo ancora? Sempre, sempre. Le posso chiedere come mai la passione per il portiere messicano che ha, diciamo, accomunato un po' tutti? Ci ha salvato in tante partite, veramente ci ha salvato. Carmine, tra l'altro oggi all'Arechi è arrivato anche l'ambasciatore messicano per seguire le prestazioni di Memo Ochoa, l'aveva annunciato qualche settimana fa l'amministratore delegato Maurizio Milan, ed oggi c'è stato questo incontro, diciamo, seguito dalla tribuna autorità dello stadio Arechi la partita. Prima di entrare allo stadio ha rilasciato anche qualche dichiarazione: spero che voi tifosi della Salernitana possiate essere orgogliosi e contenti di Ochoa, e direi che viste le testimonianze è proprio così. Inoltre oggi c'erano allo stadio ben 800 baby calciatori, bambini delle scuole calcio, quelle che hanno aderito in maniera ufficiale all'affiliazione con la Salernitana, quindi una bella iniziativa. C'è stata anche un'iniziativa nel sociale con un'associazione che opera nella frazione di Oiara, che è stata ospite proprio della Salernitana, dunque tanti piccoli
piccoli tasselli di un progetto ambizioso e che mira, diciamo, a radicare sempre più la passione per il cavalluccio marino nella città d'Arechi. Per il momento, Carmine, vi restituisco la linea, anche perché credo che a minuti ci sarà la conferenza stampa di Paolo Sosa. Esattamente, parliamo di Memmo Ochoa, Enrico, seguito anche dall'ambasciatore all'Arechi. Memmo Ochoa, ricordando gli anni 90, Campos e la continuità, in quel caso veniva ricordato l'estremo difensore del Messico anche per le sue difese sgargianti. In questo caso Memmo Ochoa abbina la qualità ad essere comunque il leader della nazionale messicana, vorrebbe addirittura correre verso un nuovo mondiale e anche l'internazionalizzazione di questo club, punto di riferimento per la prospettiva Iervolino? Me lo auguro, a sentire il presidente credo che sia quella la direzione. Facevo una considerazione tra me e me: Dia crea, Ochoa conserva. Nel senso, Dia, parliamo di un calciatore di alta Europa ormai. Tra l'altro 11 reti senza tirare un calcio di rigore. È tra gli attaccanti da questo punto di vista più prolifici, credo che sia tra i primi 4-5 della classifica dei marcatori. Due giocatori in un quadro in cui l'intera rosa sotto l'attuale gestione, e non per fare un paragone con quella precedente, è stata completamente rivalutata, due giocatori che sono stati una genialata, possiamo usare questa espressione, del direttore sportivo, perché come riconosciamo il merito all'allenatore di saperli motivare, di saperli mettere in campo e di saper ottenere il massimo da questi giocatori, è altrettanto vero che il lavoro che è stato fatto di scouting, ma anche di scelte in sede di mercato, sia in estate che in quello di riparazione, ha dato i suoi risultati. Paolo Sosa, torniamo all'Arechi. Così la sua Salernitana, duttile, dinamica e capace di controllare la partita senza sforzi. Complimenti prima ai nostri ragazzi per la interpretazione strategica della partita, quasi perfetta. Perché cioè, devo continuare a dare anche i complimenti al nostro avversario, che in questa seconda parte di questo campionato è una delle più forti, quello che sta facendo più punti, più gol, e questo rinforza tantissimo la qualità che oggi abbiamo messo in campo. Credo che la squadra è riuscita a interpretare bene quello che abbiamo lavorato durante la settimana, dove c'erano spazi nel primo e secondo momento di costruzione, dove noi abbiamo cercato di esplorare molto cioè i corridori esterni in una fase iniziale, per dopo da lì riuscirci tra giocare nel corridore interiore e anche attaccare la profondità, perché c'è il nostro avversario, dobbiamo prendere delle decisioni, e decisioni che comportavano i centrali là della palla dover uscire, e questo ci dava la possibilità con Bulla di avere uno contro uno, esplorare cioè, le spalle, e anche il nostro trequartista esplorando le spalle della linea difensiva, e questo ci ha dato la possibilità di andare avanti e di creare diverse occasioni importanti. Dopo mi ha fatto anche molto piacere vedere in diversi momenti, come è stato il secondo gol, la mia squadra fare 20 passaggi di sfila dal Memo fino a un gol straordinario di Bulla. E questo c'è cioè, una gioia che mi dà una soddisfazione, perché è un qualcosa che stiamo provando cioè, da quando abbiamo iniziato questo processo. Sapendo le difficoltà di cambiare mentalità, e oggi cioè, i nostri due centrocampisti, cioè, la mobilità che loro hanno, la responsabilità che loro hanno avuto di uscirsi dall'uomo diretto, trovare l'uomo giusto, libero, attaccare anche cioè, di linee più basse la profondità, e questo ci ha dato una capacità di gioco e come non ho visto ancora, cioè, e questo è su questa continuità che dobbiamo avere. Dobbiamo continuare a migliorare ancora, soprattutto quando siamo in un blocco basso. Capisco che dopo i gol possiamo abbassare un po' la intensità,
ma possiamo migliorare ancora, soprattutto in un blocco basso, di essere un po' più intensi nella pressione, non essere tanto speculativi o che aspettiamo la decisione dell'avversario, dobbiamo provocare un po' di più. Questo è un qualcosa che dobbiamo migliorare, sapendo che ha un cambio anche di clima, un po' più caldo, e questo comporta anche un po' di fatica, con qualche giocatore che abbiamo dovuto cambiare per condizioni muscolari che potevano farci arrivare una lesione. Io credo che nel complesso abbiamo fatto quasi una partita perfetta. Franco Esposito, la 24 per rigore. Mister, partita direi perfetta, perché sì, giustamente tu trovi delle cose su cui... Però insomma, è un capolavoro tattico, e secondo me questo è il capolavoro di Sosa, perché in 25 minuti avete messo al tappeto, se potessimo usare un gergo pugilistico, il Sassuolo, che si è provato a rialzarsi e non ci è riuscito. Due tocchi, palla a due tocchi, sempre sugli esterni per tirar fuori anche i loro centrali, mi è parso di capire, cioè trovare gli spazi per attaccare la profondità. La domanda è questa, su questa premessa, questo è quel qualcosa in più di cui parlavamo ieri? Cioè, e quindi adesso bisogna allungare il tempo di questo qualcosa in più, cioè riuscire a farlo per più tempo durante la partita? Cioè, quando dici quasi perfetto, è questo il quasi? Sì, no, ma è questo... Le mie squadre, cioè, hanno questa idea. Dobbiamo sempre sapere, perché ancora oggi durante la partita è successo anche delle cose, che uno deve ragionare, cioè noi dobbiamo mantenerci umili, perché tutto quello che noi stiamo conquistando è per questa umiltà, per il sacrificio del lavoro e della voglia di vincere, e questo non ci può fare perdere la realtà. Noi siamo Salernitana, è una cosa che lo voglio vedere, certo, li andiamo a vedere più spesso, questa partita ci aiuterà a essere più spesso, cioè convinti nei nostri propri mesi di avere anche la capacità di avere più palleggio, di trovare, cioè, momenti dove attraiamo i nostri avversari per dopo dare velocità, sia attraverso una circolazione orizzontale, per dopo dare verticalizzazione al nostro gioco, dove i giocatori che abbiamo davanti, gli interpreti, lo possiamo fare benissimo. Cioè, io credo che oggi anche quello che dicevo io, cioè anche i nostri centrali, la nostra prima linea, ha interpretato bene, con semplicità di decisione, ma hanno interpretato bene le linee di passaggi per poter scavalcare le prime linee di pressione del Sassuolo, e questo ci dà sempre la possibilità dopo di andare avanti e stare più spesso in partita, e darci la possibilità di recuperare con pallone per poter dopo sulle nostre transizioni, perché le nostre transizioni offensive sono veramente forti, cioè, e questo ci dà più energia in certi determinati momenti della partita di poter spingere. Complimenti quando hai detto al pubblico di non fare gli olè, insomma, per rispettare l'avversario, immagino. Cioè, io secondo me dobbiamo mantenerci umili, dobbiamo sapere dove siamo. Umile, sacrificio, cioè, questi sono i nostri valori, cioè, fieri, orgogliosi, cioè, pieni di energia a spingere, ma dobbiamo mantenerci sempre per terra. Cioè, dobbiamo creare una base, cioè, di valori importanti che ci portano a viverlo, cioè, con un'emozione positiva, ma sempre coi piedi per terra. Cara Polverino, Antociandre, poi Marotta. Mister, buon pomeriggio, mi associo ai complimenti dei colleghi. Le chiedo, lei è stato bravo a lavorare sulla mentalità del gruppo, ma anche sui singoli calciatori. Botà e Mellovato dall'inizio ne sono una testimonianza, sta lavorando anche sui singoli, appunto, per cercare di valorizzare al massimo e far diventare questa Salernitana come lei, come il suo piglio. Sì, io sono stato sempre, allora, tutto il mio percorso come calciatore, cioè, è stato un percorso dove mi chiedevano sempre, io ho vissuto sempre, cioè, la vittoria, cioè, la responsabilità anche di questa vittoria, ma anche la gioia di giocare per vincere.
e è un qualcosa, sapendo sempre chi siamo, che tipo di giocatori abbiamo, cioè di aiutarli a crescere in tutte le parti dove sono stato, di questo io sono molto fiero, perché io quando ho preso la decisione di essere allenatore io vivo per loro, cioè io cerco di capirli e dentro di quello che è un'idea di gioco mia, che mi ho adattato tantissimo per il momento che sono arrivato, per il bisogno del risultato, ma sempre con un'idea di farli crescere, cioè in un collettivo, in un'identità propria che è il nostro passaporto, diciamo così, cioè la nostra propria identità, dove loro possono continuare a crescere e diventare giocatori intelligenti tatticamente, dove prendono sempre le decisioni corrette sia in fase difensiva sia in fase offensiva. E certo, le vittorie ti danno convinzione, e questo, cioè, ti porta cioè, la possibilità di giocare sempre meglio. Mister, buonasera, eccomi. Buonasera. A proposito di vittorie, di convinzione, quanto è importante questa oggi a 7 giornate dal termine, con l'obiettivo, perché siamo la Salernitana, lo dice spesso, che si è posto la Salernitana, cioè quanto è vicina la Salernitana al traguardo salvezza con questa vittoria importantissima? E poi gradirei una precisazione proprio sull'episodio di cui parlava. Lei si rivolgeva ai giocatori, si è rivolto alla curva, cioè le ha dato fastidio la ola, per chiarire, per capire? Grazie. Io credo che gli ho già risposto. La tua domanda la vedo un po' provocatoria, la vedo, perché l'avevo già risposto, ma io cerco di essere più, cioè io non me la prendo con nessuno, io sono qua, cioè convinto che è sul piano di umiltà, sul sacrificio, di averci i piedi per terra, cioè la voglia di vincere, essere orgogliosi, cioè, di questa città, essere orgogliosi dei nostri giocatori perché lo stanno andando bene per vincere le partite, solo questo. Cioè io, per me le più importanti, quello che voglio passare è certi valori che sono importanti, umiltà, piedi per terra dobbiamo stare, cioè umiltà, molto spirito di sacrificio, perché tutti quelli che vengono qua allo stadio, cioè i nostri tifosi, hanno questo sacrificio, perché io so quanti sicuramente devono fare i conti per stare qua in partita in trasferta, cioè con i soldi per stare lì. E questo voglio vedere anche nei miei giocatori, che capiscono anche questo tipo di sacrifici che i nostri tifosi hanno, la importanza di questa chimica interna, e per questo dobbiamo avere sempre i piedi per terra. Cioè, non possiamo mai, cioè, dobbiamo sapere gestire aspettative anche durante le partite. E questo, aspettativa vuol dire essere intenso mentalmente, concentrato sulla partita, su quello che dobbiamo fare a livello strategico. Cioè non possiamo, cioè, abbassare la sguardia, secondo me. Dopo la prima domanda che mi stava... Su salvezza, quanto è vicino a... Allora, cioè, dobbiamo pensare che ancora ieri, che sta facendo benissimo, il Verona sta andando con passo che molto veloce, e di conseguenza dobbiamo, cioè, continuare a essere molto umili, perché c'è ancora una strada molto lunga davanti a noi, dobbiamo, cioè, riposare e pensare strategicamente come dobbiamo imporre la partita di sabato, per pensarci a dar continuità a tutti questi risultati. Alfredo Boccia, la città, per questo. Mister, buon pomeriggio, le volevo chiedere, dico Napoli, che cosa pensa, e poi se e come vorrebbe l'anno prossimo essere presente magari alla Righi Coca-Cola, alla Righi Allianz, restare a Salerno. Grazie. Sul Napoli poco da dire, cioè oggi, venerdì sicuramente diciamo tanto, cioè, perché poco da dire, perché sono primi, è un allenatore per me uno dei più bravi in Italia, l'ho detto già, cioè... Cioè, mi piace molto Luciano, adesso è a riposare e pensare, leggere bene tutti i documenti
che ho, cioè guardarli bene tutti a livello circolativo, dinamiche di loro, comportamenti che loro hanno, cioè nel campo con pallone, senza pallone, palle native. Dopo decidere, avere una buona strategia, lavorare su questo durante la settimana e aspettare che dare continuità a quello che stiamo facendo. Questo è un supporto, poi che chiudiamo. È stata una partita, lo ha ribadito più volte, impeccabile sotto ogni aspetto. Ma le faccio due nomi, mi rendo conto che una prestazione collettiva importante, si fa anche fatica a trovare due giocatori che emergono rispetto ad una prestazione comunque complessivamente positiva. Castanos e Bigliena sono due giocatori che lei ha ereditato, che venivano stabilmente impiegati sulla tre quarti. Oggi li scopriamo, non da oggi, già da qualche partita, Bigliena centrocampista centrale e Castanos esterno di contenimento, insomma una posizione che lei gli ha cucito addosso. Ecco, questi due giocatori rappresentano un po' la grande trasformazione della Salernitana di Paolo Sousa, cioè la grande novità della sua Salernitana, due giocatori di buona qualità che però hanno imparato anche a giocare senza il pallone, a saper soffrire anche più degli altri. No, guarda, Greg l'ho detto già, abbiamo avuto la possibilità di parlare ieri, cioè su questo, cioè io credo che per me Greg, quando l'ho parlato, cioè è il nostro Bernardo Silva, perché è un ragazzo che gli piace giocare, ha molta gioia, è sempre pronto per aiutare la squadra, cioè è un ragazzo che riesce a saltare uomo, uscire e guardare in avanti, comunicare, ha una comunicazione tra lui con Candreva straordinario. E questo, cioè, sia giocando da esterno, sia giocando nel corridoio centrale, sia come centrocampista o come trequartista, è un giocatore che sicuramente ci va a dare. Certo che ha sempre bisogno, perché tutti i giocatori, quando lavoriamo sulla specificità del ruolo, cioè, con il tempo migliorano sempre. Ma lui ha questa interpretazione perché ha qualità, allora cioè, dovunque noi lo abbiamo in testa, per metterlo nella partita sicuramente farà una buona partita. Lui è fiducioso, sta facendo delle buone partite, buone prestazioni, cioè sente l'energia anche intorno, cioè, e questo lo aiuta a avere delle performance buone. Tony, abbiamo, a un certo punto l'abbiamo chiesto tantissimo, perché è un giocatore a livello tecnico e di impostazione straordinario, e le abbiamo chiesto intensità e responsabilità sulla sua qualità, e lui lo sta facendo. Non posso dimenticarmi della crescita di Lassa, non solo sulla fisicità e oggi, cioè anche sui gol, perché arriva più spesso in aria, riesce a essere più determinante anche in costruzione come oggi, e questo, cioè, aiuta sempre la squadra, cioè tutti gli altri giocatori importanti che vengo sempre a dire dentro di questa unità, come oggi ancora, quando entrano in partita, cioè danno sempre qualcosa in più alla squadra, e questo è straordinario. Roberto Guerriero, Gazzetta dello Sport, e chiudiamo. Ciao mister, buonasera. Ciao. A proposito dei singoli, vorrei aggiungere un nome, Pirola, che nella tua gestione tecnica è diventato uno dei calciatori di riferimento, poiché nella prima parte della stagione lo avevamo visto poco e quelle poche volte non aveva certo brillato. Ti volevo chiedere che lavoro hai fatto su questo calciatore che vediamo trasformato e giocare a livelli piuttosto alti, e se lo hai sostituito perché si è fatto male o era... No, non si è fatto male, perché lui all'inizio, lui verso il 30° minuto ha avuto un fastidio muscolare, cioè durante i... abbiamo pensato subito all'intervallo, lui ha detto che poteva gestirla, siamo andati un po' più avanti e dopo ha capito, cioè, che non la poteva fare di più. Io credo che su di lui, difensivamente, è un giocatore straordinario, cioè un difensore straordinario. Cioè, per me, sai, quelli centrali, perché la zona ha venuto a trasformare tantissimo i centrali. Lui è un po' all'antica, cioè lui è un vero centrale forte, marcatore, cioè importante, dove deve migliorare, dove stiamo lavorando sulla impostazione, sulla costruzione. Appena lui, cioè, diventa più determinante, allora sì, sarà un giocatore di livelli altissimi.
Vorrei dire altri, cioè visto che stiamo parlando del singolo, vorrei dire, cioè, perché mi sento di dire, di Norbert. Non è solo un giocatore, oggi un giocatore che difende. Cioè, anche oggi sul secondo gol è determinante sulla costruzione. Lui lo sta facendo molto bene, cioè, ha la sua fatica di questo, però cioè, si sta seguendo e anche lui sta diventando un giocatore di livelli importanti. Cioè, Lova già da diverso tempo che non giocava perché oggi Flavius ha avuto un risentimento durante la settimana dopo la partita già col Torino a livello muscolare e non abbiamo voluto anche rischiare. Credo che Lova ha fatto una partita anche lui sul piano della tensione, non era facile, molto buona, cioè anche lui fisicamente a livello muscolare l'ha sentita. Abbiamo fatto i cambi che sono entrati. Cioè, hanno riuscito a dare continuità. Questo vuol dire che tutto quello che stiamo lavorando, cioè, loro riescono a assimilare, questo processo acquisitivo è buono e sono tutti pronti per aiutarsi. Grazie. Abbiamo chiuso anche il giro di conferenze stampa, tanto calcio e anche una bellissima scena. Filippo, torno da te, foto dei tifosi della Salernitana con Martinelli, c'era proprio quello che dicevamo da studio, che bello il calcio quando è così. Assolutamente sì, Carmine, anche Frattesi e in precedenza era uscito anche Zortea, calciatore tra i protagonisti della salvezza dello scorso campionato che ha lasciato un pezzo di cuore qui a Salerno, era stato vicinissimo anche al ritorno in Granata nella scorsa sessione di mercato, poi il trasferimento non si è materializzato ma tanti autografi e tante foto anche per l'esterno di proprietà dell'Atalanta. Avete visto invece in questi momenti proprio le foto e gli autografi con altri calciatori del Sassuolo, una bella scena che si aggiunge al messaggio lanciato in conferenza stampa da Paolo Sosa sul rispetto richiesto per gli avversari. È evidente che il tecnico portoghese sia soprattutto un maestro di calcio e sia a Salerno anche per lanciare messaggi importanti in chiave sociale e in chiave sportiva, quindi una bella giornata di sport caratterizzata da un successo netto e direi fondamentale per la Salernitana che vede vicina la salvezza e adesso può preparare con grande tranquillità ma anche con ottimismo il derby di sabato pomeriggio in programma al Maradona di Napoli. Io ringrazio Amato Di Sunno alla parte tecnica, vi restituisco la linea e vi auguro un buon proseguimento. Filippo, grazie. Noi andiamo subito in pubblicità. A tra poco. In dirittura d'arrivo, sguardo rapido con le grafiche, risultati, classifica e prossimo turno il derby di cui abbiamo tanto parlato anche con i telespettatori da casa, però non affrontato dal punto di vista di campo. Paolo Sosa ci ha provato, ha detto chiaramente ci sarà tutta la settimana per sviluppare i documenti che ho sul Napoli, ma partiamo dal presupposto che Napoli è la squadra che gioca meglio in Serie A, è la squadra che ha già vinto praticamente il campionato. Luciano Spalletti, il miglior tecnico in Italia, elogi, la Salernitana avrà la volontà ovviamente di creare le condizioni per mettere in difficoltà il Napoli, sapendo ovviamente con chi affronterà il match prossimo. La penso però io esattamente come Paolo Sosa, nel senso che credo sia prematuro adesso affrontare il tema Napoli. Certo, la partita la Salernitana la vivrà con maggiore serenità, perché nessuno ha evidenziato, grazie all'approccio e al lavoro fatto da Paolo Sosa, quant'era difficile questa partita dopo la vittoria di ieri del Verona. Non a caso avevamo parlato nel pretrasmissione dei rimpianti tra virgolette di parlato oggi Verdi, perché è andata bene, di Verdi e di Djuric, che credo però con le risposte di Castanos e di Boateng, insomma, rimpianti sono forse minori. Mi concentrerei però in chiusura rapidamente su due aspetti e su due certezze che emergono
da questa partita. La prima è che dobbiamo augurarci che la Salernitana il prima possibile centri aritmeticamente il traguardo della salvezza per concentrarsi come società nel programmare la prossima stagione, partendo da una certezza che è quella di Paolo Sousa, perché per quello che sta facendo, per quello che sta dicendo e per quanto può essere utile nel processo di internazionalizzazione, di sprovincializzazione, di crescita di Salerno e della Salernitana, dell'ambiente salernitana, è fondamentale. L'altro aspetto è di quanto sia stata importante la politica del contenimento dei prezzi, della riduzione dei prezzi, dei mini abbonamenti e delle iniziative della società per riempire lo stadio Arechi, perché alla fine forse a livello economico ci avranno rimesso qualcosina, ma a poter contare su 23-24 mila presenti rispetto alla media dei 16-18 mila nelle partite non di cartello è tutt'altra cosa. Su queste certezze bisogna costruire il futuro prossimo, immediato della Salernitana. E che sia una settimana condita da bei messaggi da una parte e dall'altra, perché dovranno essere davvero 90 minuti e oltre con il recupero di spettacolo con la Campania protagonista, Enrico. Sì, la Campania, il derby della Campania e il derby della Campania in Serie A, di due grandi tifoserie, di due squadre che stanno onorando per i rispettivi obiettivi questo campionato e questa stagione, e tutto quello che precederà questa partita deve essere all'altezza di questo grande evento. E questo l'auspicio, l'augurio, il messaggio che dobbiamo lanciare anche da questa nostra trasmissione. E permettimi di salutare in chiusura un nostro telespettatore affezionato e un super tifoso della Salernitana, Mario Parrilli. Assolutamente, lo saluto anch'io, come tutti i nostri telespettatori. Con grande affetto, come tutti gli altri che ci seguono e tutti i nostri telespettatori. Oggi una postilla opportuna. Enrico, grazie, ci ritroviamo ovviamente per grazie il derby. Grazie a te, grazie a tutti voi e buon derby a tutti. Che vivremo insieme, grazie in regia ad Orlando Matarazzo e Giuseppe Andrita. Restate con noi, restate sul canale 16 su 8 Channel.